il vento sono infinite. La transizione energetica è la vera rivoluzione, la terza, la chiamano così, la terza rivoluzione industriale. E in Italia, lo ha detto primo di tutti, lo ha detto Beppe Grillo, non l'ha detto Matteo Renzi, e non lo dirà mai perché non sa neanche di cosa sta parlando. E creerebbe, la transizione energetica con le fonti rinnovabili creerebbe milioni di posti di lavoro. Come diceva prima il nostro candidato sindaco, tutti i nostri palazzi dovrebbero essere trasformati in microgeneratori di elettricità. Si chiama democratizzazione dell'energia. Quando ciascuno di voi ha una casa che produce, voi non la dovete pagare, la produrrete l'energia. E attaccherete con il sistema, col sistema elettrico che recepisce l'energia che produce il sole, attaccherete il vostro veicolo elettrico. Questo è il modo di pensare alla rivoluzione. Noi questo dobbiamo immaginare per il nostro futuro: orti diffusi, energia diffusa, conoscenza diffusa. Loro hanno paura di questo, perché riuscire a ottenere questo significa scardinare i monopoli, abbattere le multinazionali e rendere tutti i cittadini liberi, benestanti e in salute. E noi ce l'abbiamo chiara la visione, forse ancora dobbiamo imparare qualcosina, noi siamo umili, siamo pronti, ma la nostra vision, così dicono gli imprenditori, ce l'abbiamo chiarissima, abbiamo una visione del mondo chiarissima, che è l'opposto di quella loro, che vogliono un mondo inquinato, finito di poveri, disgraziati e sudditi. E noi il 25 maggio gli diremo che questo mondo te lo puoi tenere. Grazie Giulia! Energia diffusa significa ognuno ha la propria autonomia, e questo è l'obiettivo che vogliamo raggiungere, e lo raggiungeremo attraverso l'Europa e quando loro governeranno il nostro paese. E lei l'energia diffusa. Prima ha accennato a una cosa che vi voglio spiegare.